Teatris, l'ultima notte dell'anno. Domenica 31 dicembre, Teatris, Capodanno d'Italia. Da mezzanotte fino al mattino, 12 ore di musica non-stop. Al Teatris gireranno i dischi migliori DJ d'Italia, sinergie notturne. La serata sarà in diretta con Cool New York, Flamingo Madrid e Webster Hall New York. Teatris, domenica 31 dicembre, Capodanno d'Italia. Teatris, a Ravenna. Ciao a tutti, bentornati nello spazio Pillola del 92.000. Oggi per lo spazio dedicato alle discoteche, su richiesta di Fabio Piazza, vi parlerò di due discoteche che si trovano in due zone diverse. Una non c'è più e che è il Teatris di Ravenna, e l'altra invece che c'è ancora e fa ancora serate, che è la discoteca Area City di Mestre. E allora siete pronti? Vai con le Pillole del 92.000 di oggi. Storico locale in cui è stata proposta hardcore già dai primi anni 90. Un locale dove proponevano techno e trance e che ebbe il suo apice nel 1993 per la chiusura temporanea del Cocorico. Nel 1994 per tutta la stagione fu resident Cirillo, un altro resident per esempio era Gianni Parrini, ma negli anni si sono susseguiti numerosi ospiti importanti come ad esempio Rex Anthony, Ricci e Mocca. Ascoltiamo uno spezzone di una serata del 1994 con Cirillo. Oh, Jesus. Luce! We'll be right back.
Nel giugno del 1996 anche il canale televisivo Match Music, su cui avevo fatto un video qualche tempo fa e di cui vi lascio il link in descrizione, ci ha realizzato un servizio. Andiamo a vederlo. Volta in un posto molto particolare, Sabrina Match Music Disco Teatri. Ma quando, prima di venire in discoteca, quando sei a casa a prepararti, quanto ci impieghi più o meno? 10 minuti. 10 minuti è una cosa veloce. Come fai? Spiegami la tecnica. Prendo la carta accentata, la taglio e poi la giro intorno ai capelli. È un mito, non è paragonabile. Non ce l'è per nessuno. Non ce l'è per nessuno. Fai un urlo per il Teatri. Teatri! La qualità paga, la gente si diverte e rimane qui al Tetris. Numero uno, grazie a Frosalif, del Fatti, Gene Grey, che sono i DJ resident del locale. Infatti Teatri, Sabrina Match Music, bye! Perché ti piace il Teatri? C'è della gente strana e mi piace la gente strana. Andrea Frizza, DJ Resident al Teatri, come sta andando? Bene, adesso ormai siamo a fine stagione, comunque teniamo. A fine stagione, devo dire, giugno già fa un caldo pazzesco, ma il Teatri si è pieno, nonostante ciò. No, ma infatti io vivo a Rimini e so che adesso l'estate ormai è arrivata per tanti locali di Rimini e Riccione, stanno tirando molto. Comunque anche qua continuiamo, insistiamo noi. Finché la gente c'è, noi andiamo avanti. Che altro dire? Basta, saluta Match Music. Ciao a tutti. Buon lavoro. Grazie. Ciao. Furono realizzate anche alcune compilation. Ascoltiamo un estratto della prima compilation non mixata del 1995. We'll be right back.
Poi è stata chiusa dalle autorità nel 1998 e trasformata poi in una sala bingo. Passiamo alla discoteca Area City, che si trova nella frazione di Mestre, in provincia di Venezia. Un locale storicamente gestito dai cugini Pinton, celebri in tutta Italia per i successi conseguiti con la discoteca Il Muretto di Jesolo. Dopo più di 15 anni di attività, l'Area Club si è consacrato come uno dei club di riferimento per la nightlife del Veneto e di tutto il nord Italia. Nel corso della sua storia la discoteca si è proposta come una location per grandi eventi, ospitando in console tutti i più conosciuti DJ italiani e molti guest internazionali. Infatti alla console del club si sono esibiti artisti come Alex Neri, Cassius, Claudio Coccoluto, DJ L, Frankie Knuckles, James Holden, Ralph, Riccardo Villalobos, Stefano Fontana, Trent Moller e tanti altri ancora. Con l'evolversi del settore notte in Italia, l'Area Club ha modificato la sua filosofia, trasformandosi da club aperto tutti i weekend a location per singoli eventi. Inoltre la gestione del club ha anche ideato il party TMI, The Music Invasion, ovvero l'evento house itinerante organizzato dallo staff dell'Area Club. Andiamo ad ascoltare un estratto di una serata del 1996 con DJ Marco Bellini. We'll be right back.
Vediamo anche un filmato a Marcord di una TV locale, Tele Nord-Est, girato alla serata di Capodanno 1997-1998. Finalmente arrivati, è abbastanza presto, difatti ho voluto arrivare presto, oltre perché io devo lavorare, ma perché anche voglio finalmente intervistare i DJ e non solo parlare, soprattutto per quanto riguarda il Capodanno di Area City. Che dire, Area City, discoteca cosmopolita, ci sono tantissime novità, ma tante, quando vi dico tante sono tante. Che dire, entriamo. Freddissimo, un freddo della Madonna. Immagine questa notte, poi tra le varie cose, perché le telecamere, oltre perché parlare del Capodanno totale per quanto riguarda l'Area City, Sex Doll in Sex, la festa più trasgressiva che vedrete magari durante l'immagine dell'intervista in Area City, discoteca cosmopolita. Entrate con me tutti quelli che non l'hanno mai vista. Male, perché Area City è il numero uno in Italia adesso. Venite. Ormai è la porta più conosciuta di tutta Italia, perché dall'Area City entriamo, maniglione antipanico, nei magici camerini, dove troviamo, e io puntualmente disturbo sempre, Maurizio Davilla. Questa animazione che di anno in anno sono uguali. Non parliamo di te, che puoi essere, ti posso definire talvolta estremo, di quelli che lavorano nella house, nella progressive, in vari locali commerciali, che si ripropongono sempre uguali, che di anno in anno hanno sempre il petto nudo, il pantalone largo. Consigli non si può darne, perché chiaramente non se ne possono dare, perché secondo me questo mestiere o ce l'hai dentro oppure, guarda, ci puoi provare in tutte le maniere, mettendoti, non so, con le zeppe, con i tacchi a spillo, o ce l'hai dentro oppure non ci siamo proprio, come per qualsiasi altro tipo di mestiere. Ti ringrazio. Per cui, ciao Crazy Dance, ciao Cristiano. Ciao tesoro. A dopo. Tantissime novità, però non si può dire ancora niente per l'estate. Cosa vuoi dire tu, senza svelare e mantenere il segreto, sull'estate 98? L'unica cosa da dire, senza far sapere niente chiaramente, è che ci saranno delle grosse novità per l'estate del 98, che poi tutto il nostro pubblico, con Crazy Dance, con le pubbliche relazioni, verrà a sapere. Dove una sorpresa che non si può dire niente ancora, però sarà una grossa sorpresa, sì, che farà molto parlare nel mondo delle discoteche. Anche per questa discoteca nel 1996 fu fatta una compilation. Andiamo ad ascoltare un estratto. Yes. Ok ragazzi, siamo arrivati alla fine. Un ringraziamento speciale ai DJ di questa serata. Stefano Noferini, Marco Bellini, Isaac. I vocalist, Cristiano e Michelle Altieri. L'animazione, Maurizio Davilla e tutto il suo gruppo. Prossimo appuntamento qui all'Area City, sabato prossimo, ultimo disco, Area City!
E non è un caso che vi ho fatto ascoltare proprio la fine di questa compilation, quella con l'ultimo disco con l'appuntamento rinnovato per il sabato successivo, poiché ancora oggi fa serate ogni sabato sera, sia con la techno attuale sia anche qualche serata Remember. Quindi vi ho parlato della discoteca Theatris di Ravenna, se avete dei correttivi o delle integrazioni fatemelo sapere nei commenti, se avete del materiale mandatemelo così appunto vedremo tutto in un video integrativo successivo. Vi ho parlato anche della discoteca Area City di Mestre, anche qui se avete del materiale mandatemelo, se avete dei correttivi o delle integrazioni fatemelo sapere nei commenti così appunto vedremo il tutto in un video integrativo successivo. Ringrazio Fabio Piazza per avermi suggerito questo video, vi ricordo che se volete dei video sulle discoteche degli anni 90-2000 fatemelo sapere nei commenti, se avete anche del materiale su quella discoteca che richiedete mandatemelo, così vedremo il tutto appunto nei video che farò prossimamente. E nel frattempo, se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e ci vediamo alla prossima.